Anche quando la guerra stava arrivando, sono rimasta sempre in casa nel centro del paese. Vedevamo le bombe cadere. Una ci fece tremare tutta la casa. Una volta abbiamo visto cadere un aereo con il pilota, che si è buttato con il paracadute. Io però non avevo paura, perché non capivo niente di guerra. Ma avevo 3 bambine piccole, una di 4, una di 3 anni, una di 1 anno. Ero da sola, il marito doveva nascondersi perché i tedeschi prendevano via gli uomini, lui era carabiniere, e quindi sarebbe stato portato via sicuramente. I tedeschi prendevano gli uomini per mandarli ad accompagnare le mucche che portavano via i contadini. Mi ricordo che quando passavano, queste bestie riempivano le strade attorno a San Clemente. Alcuni uomini si nascondevano sugli alberi. Mecco Boldrini, ad esempio, stava sugli oppi, che quella volta erano tanti nei filari delle viti. Si nascondeva tra i rami e noi gli portavamo da mangiare. Mio cognato aveva una bottega di generi alimentari. Allora c'era la tessera e bisognava stare a disposizione dentro la bottega. Lui invece la paura l'aveva più grossa di tutti gli uomini e così rimanevo io nella bottega a vendere al posto suo. Una sera si sentivano gli scoppi delle bombe dalla parte del cimitero. Ero sola in casa con le bambine. All'improvviso ho sentito muovere i cannelli della tenda che era sulla porta. «Ostia, qui entrano in casa!» mi sono detta. E ho cominciato ad urlare come una pazza, cercando di fare tanto rumore. Erano dei tedeschi che cercavano di rubare la roba. Ma le mie urla hanno avuto così paura da scappare via subito, inciampando in un baule che avevo lasciato nel corridoio e abbandonando quello che avevano con loro, comprese le armi. Chissà che hanno pensato ci fosse di sopra. Invece, se venivano su, era un guaio solo per me. Però erano riusciti a prendere del lardo e altra roba della tessera che dovevo distribuire in bottega. Il giorno dopo ho attraversato la piazza e sono andata sotto le finestre del comune, chiamando il segretario comunale per dirgli che i tedeschi avevano rubato la roba, ma lui mi ha urlato di tornare in casa, perché stavano arrivando le bombe. Erano proprio gli ultimi giorni prima del passaggio del fronte. La stessa mattina, dalla finestra dietro casa che dava sul cortile delle suore, vidi che arrivavano i feriti e i cadaveri dei soldati tedeschi. Allora ho pensato, qui hanno fatto un ospedale da campo. Questo vuol dire che siamo nel centro della guerra. Devo portare via le bambine subito giù nel rifugio. La sera prima del coprifuoco vedevo gli scoppi delle bombe e le luci verso Saludecchio e sono andata a parlare con i tedeschi, che stavano a guardare anche loro. «Niente buono, nemico!» mi rispondevano. La mattina dopo, sarà stato l'1 settembre, sono andata nel rifugio che i miei avevano fatto in campagna, vicino al paese, sul lato verso Cevolabate. Lì dentro era nascosto mio marito e gli chiesi di tornare subito a casa ad aiutarmi con le bambine. Andavamo su verso la casa quando venne fuori la Fina, che urlava «Ci sono i tedeschi che portano via gli uomini!» Lui scappò via ed io, da sola, dovetti portare in salvo le bambine. Gli uomini riuscirono a fuggire nei campi e non vennero presi, salvo uno, il daziere, che fu catturato e, rivolto a quelli che erano riusciti a fuggire, disse «Se quando ritorno non li hanno uccisi loro, li sgozzo io!» In quei momenti c'era il buono ed il cattivo. Avevo visto che per le bombe era caduta a terra la casa d'angolo dell'Anna ed anche per questo pensai di scappare, passando per la grotta dei Cortellini. Mentre giungevo al rifugio, vidi l'ondata degli apparecchi che arrivava a bombardare e sentii la voce del segretario Zanzi che diceva «Ecco quelli che muoiono,
quelli che nel momento del pericolo scappano via. Ma io gliel'ho fatta e lui no. Appena arrivata al riparo, portandomi le tre bambine in braccio, cominciarono a cadere le bombe anche davanti al rifugio. La terra si alzava e ricadeva sull'entrata e perfino dentro. La carrozzina che avevo lasciato fuori era tutta bucata. Mi sono spaventata, sembrava la fine del mondo. Il rifugio era piccolo e già pieno, e poi non mi sembrava buono, era solo una buca che avevano scavato nel terreno in mezzo ad una vigna, ricoperto di frasche e con un biroccio ribaltato e messo davanti ad una delle due porte. Decisi allora di scappare via e di andare in un altro rifugio più in basso, verso Agello, dove Crescentini ed altri avevano scavato una grotta nelle greppe. Il rifugio era pieno e non c'era posto per noi. Anche lì ho deciso di fuggire, ancora. In quei momenti ci si attacca alla fede, a Dio e non agli uomini. Mi sono detta che se il giorno successivo si fosse messo a piovere sarei partita, perché gli inglesi non avrebbero attaccato. La truppa dietro di me, la mia famiglia, mia sorella Boldrini e i suoi, la Pina, sorella di Mecco, e la Nina Baldain, avevano tutti molta paura, io ne avevo di meno, ma in quel momento ne avevo anch'io. La mattina pioveva e decidemmo di lasciare il rifugio e di andare via, sfollati verso San Marino. Da Gello siamo passati a San Savino e sempre avanti, fino a Corianino di San Marino, dove c'era una grande croce bianca. Dormivamo nella cantina di un contadino, sopra delle cataste di legna piene di spini. All'inizio sembrava un posto sicuro, poi arrivò una bomba anche lì, sopra un ulivo vicino alla casa del contadino, e decidemmo di partire ancora per la città. Non avevamo niente, eravamo senza mangiare e senza soldi. Per sfamarci prendevamo quello che capitava, l'uva nei campi, la poca carne che arrivava. A parte i bombardamenti, la guerra non l'ho vista, San Clemente, neppure dai rifugi dove sono stata poche ore nel primo e una notte nel secondo, ma l'ho vista a San Marino. Una volta, mentre andavo a prendere della roba da una contessa, arrivò un aereo che cominciò a mitragliare tutto. Mi rifugiai in un angolino riparato e mi salvai. Quando eravamo proprio sopra il monte, in città, vedevamo i tedeschi in ritirata passare con i loro mezzi di sotto nel borgo. Una notte lasciarono indietro un camioncino che il giorno dopo si mise a sparare contro quattro camionette inglesi. Gli inglesi tornarono indietro, ma dopo poco arrivò un bombardamento su tutto il borgo. Siamo stati a San Marino ancora per qualche giorno, dopo il passaggio del fronte, e poi siamo tornati verso casa. Al rientro, di traverso, su per Montescudo, non abbiamo visto persone morte, ma tante carcasse di cavalli. Ad un certo punto, un camion di soldati ci ha presi e portati a casa. Solo al ritorno, quando eravamo verso Montescudo, mi ricordai dei miei genitori che avevo lasciati da soli, scappando e pensando più ai miei figli che a loro. Arrivati a San Clemente, sembrava di essere in una città, tanta era la gente, i mezzi e tutta la roba che avevano gli inglesi ammucchiata anche nei campi. Non avevamo da mangiare e molti andavano vicino alle scuole a prendere quello che lasciavano i soldati, anche le bucce un po' grasse che loro scartavano. Gli inglesi nella casa di Cortellini avevano un magazzino dove tenevano il burro e tutte le cose, il vino, le sigarette. Questi soldati avevano tanta roba e con loro la gente faceva festa. Le donne non guardavano nemmeno più quelli che erano vestiti da borghese, non li interessavano più. Erano nati anche degli amori con gli stranieri. Era scoppiata l'allegria.